È una gioia per fare, entrare nelle storie di questi club, fare questi gol, però consapevolezza che c'è tanto da fare ancora. Mister mi ha dato l'occasione, no? Queste 3 partite che abbiamo fatto consecutive, sono riuscito a fare quello che chiede Mister, no? Dell'attaccante, fare gol, però devi essere bravo tutti i compagni, tutte le squadre, tutto il nostro lavoro durante la settimana. E quindi questo è premiato con la partita che facciamo e l'occasione di fare gol. È abbastanza gratificante perché è un frutto di un lavoro che facciamo non solo da adesso, ma di tutto l'anno che stiamo facendo. Purtroppo l'occasione che abbiamo creato le partite scorse, non siamo riusciti a fare gol. Però queste 3 partite che abbiamo fatto, abbiamo fatto 5 gol dell'attaccante. In un momento che, secondo me, la squadra avete bisogno dell'attaccante, stiamo facendo il nostro lavoro, stiamo riuscendo a fare i gol che la squadra ha bisogno. Secondo me, stanno un po' diciamo, di fortuna, perché non è che non abbiamo fatto gol perché non abbiamo creato, è che l'occasione che abbiamo avuto in partita scorsa non siamo riusciti a fare gol perché è stato bravo anche il portiere loro. Però questo periodo qua non ha cambiato niente, abbiamo sempre la testa giusta per l'allenamento e che è cambiato è che stiamo andando più cattivo verso la porta. Noi nell'allenamento Misti prova a giocare un po' insieme tutti perché è l'occasione che possiamo avere in campo, conoscere i compagni. Parliamo un po' di Ascoli, no? La partita che abbiamo perso dove abbiamo preso un gol all'inizio della partita. Diciamo che noi abbiamo creato tante difficoltà con le squadre che sono abbastanza chiuse dentro l'area di rigore. E lì dobbiamo lavorare tanto, come diciamo con Mister, perché non è facile fare gol in una squadra dove ci sono 5 difensori più 3 centrocampista, abbastanza chiuso dentro l'area di rigore. Quindi lì quello che la nostra squadra ha avuto tanta difficoltà. Però con Brescia già, anche con l'Avellino, che è una squadra che ha fatto pure gol, però stare lì dietro, noi siamo riusciti a muovere bene la palla, a muovere chi chiede Mister più veloce e siamo riusciti nell'occasione a fare gol. E quindi è cambiato che l'allenamento Mister chiede di girare più veloce la palla. Sissé, cosa posso dire, è un giocatore molto molto bravo. Già fatto già l'anno scorso la bella cosa che ha fatto con la squadra dove era prima. L'occasione che abbiamo, mi sa che abbiamo giocato solo 2 o 3 volte io e Sissé insieme, però è un giocatore molto veloce, un giocatore che si muove abbastanza, parliamo tanto, cambia anche la caratteristica perché Prota è un giocatore più esterno do che magari Sissé che viene più interno, però ti dico, non ce l'ho preferenza se gioco con Sissé o con Prota, con Gallano, chi deve giocare, noi dobbiamo fare bene per le squadre di Bari. Cosa dire di Gallano? Ha fatto 13-14 gol. È un momento che non sta riuscendo a fare gol, però non sta dando una mano, perché in senso è gol che abbiamo fatto e anche lui c'è il suo merito perché si gira tanto in campo. Il nostro gruppo è abbastanza unito e quindi uno quando non gioca vede che è triste, che è normale, che tutti vogliono giocare, però dobbiamo sempre stare lì vicino a dare una mano e che l'opportunità arriva anche a loro. Dobbiamo giocare partita a partita, no? Nel senso giocare contro la Salernitana. È una squadra forte, si è dimostrata che l'ultima partita che ho visto, mi sa che ha giocato con l'Empoli, ha perso lì la partita all'ultimo, ha preso 2 gol dell'attaccante, però è una squadra che sa giocare. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro, il tifoso per noi è importantissimo, per ogni partita. All'inizio del campionato stiamo iniziando bene, dopo ha fatto un po' di partita che non siamo riusciti a vincere, e loro è normale che perdono un po' della fiducia. Però in questa partita che manca abbiamo bisogno di loro, perché in senso loro si viene in tanta, come se quando viene una partita è come se fosse un decimo secondo giocatore in campo per noi. Quindi se loro possono venire per vedere noi questa partita già contro Salernitana, darà una forte mano già a iniziare la partita.